Buonasera. L'AIDS è causato accidentalmente dai ricercatori? Secondo un libro pubblicato recentemente, l'HIV ha origine dalla scimmia e sarebbe stato trasmesso all'uomo quando in Africa degli scienziati hanno utilizzato cellule di primati per una campagna di vaccinazioni contro la poliomielite. Sentiamo l'autore del libro. L'AIDS è apparso per mano dell'uomo, non per mano di Dio. Un vaccino sperimentale antipolio orale, io credo elaborato a partire da reni e da sangue di scimpanzé e somministrato ad oltre 1 milione di africani nel Congo belga, in Ruanda e nel Burundi tra il 1957 e il 1960, corrisponde esattamente alle prime apparizioni di casi di AIDS. A mio avviso questa è la via attraverso la quale il virus dello scimpanzé è arrivato fino all'uomo. Su questa cartina si vede la notevole correlazione tra i luoghi dove il vaccino CHAT è stato somministrato in Africa centrale e la comparsa dei primi casi di HIV e di AIDS. Anche Hooper, come Curtis, afferma che il vaccino antipolio di Koprowski è diverso da tutti gli altri. Secondo lui, per produrlo, non vennero utilizzate semplici scimmie, bensì gli scimpanzé, gli animali portatori dell'antenato del virus HIV. Il libro di Hooper crea scandalo e alimenta la polemica. La scienza ancora una volta viene messa in discussione. Hilary Koprowski è nuovamente segnato a dito. Il clamore del dibattito e la precisione delle accuse obbligano Koprowski a scendere in campo. Ho usato del tessuto renale di scimmie provenienti dall'India e dalle Filippine, quelle che si chiamano scimmie rhesus, come pure altre due specie, il macaco amulata e... ho dimenticato il nome della specie delle Filippine, ma tutto questo è documentato. Quindi non ha mai fatto uso di scimpanzé? Mai e poi mai. Purtroppo non esistono documenti precisi sul procedimento usato da Koprowski per fabbricare il suo vaccino. Ma laddove la memoria vacilla, sono le immagini d'archivio a mostrare quello che succedeva in Congo. Nel Congo belga, il campo polio diretto da dottor Courtois conta 86 scimpanzé sui quali si effettuano regolarmente degli esperimenti iniettando loro il vaccino antipolio inventato nel 1947 dal dottor Koprowski. Gli animali si trovano in gabbie provviste di una parete scorrevole che permette di avvicinarsi facilmente alle scimmie per le iniezioni ipodermiche. Così prosegue la lotta implacabile contro una delle malattie più terribili e non ancora debellata. La cosa davvero curiosa è che abbiano messo in piedi una simile struttura, in quanto a quell'epoca si sapeva già benissimo che gli scimpanzé erano delle cavie poco affidabili per verificare la sicurezza dei vaccini. Albert Sabin, l'altro grande ricercatore dell'epoca in materia di vaccino antipolio, aveva dimostrato nel 1955 che gli esperimenti per verificare la sicurezza del vaccino andavano fatti su dei primati inferiori, ai quali bisognava praticare un'inoculazione intracerebrale o intraspinale, vale a dire un'iniezione del prodotto o nel cervello o nel midollo spinale. Gli animali in questione erano di solito dei macachi indiani o delle Filippine. Perciò non si poteva dimostrare un granché praticando esperimenti sugli scimpanzé. Ben oltre 400 scimpanzé furono portati al campo Lindi in meno di 2 anni, tra il 1956 e il 1958. Eccetto uno o due di loro, trattati come animali domestici, nessuno di questi scimpanzé è sopravvissuto. È legittimo chiedersi perché siano stati uccisi. E si può ormai pensare che sono stati uccisi perché costituivano una fonte di sangue e di tessuti, di cui una parte, ne abbiamo la prova, veniva mandata all'estero, mentre l'altra finiva nel laboratorio di Stanleyville. Le prove raccolte da Hooper potrebbero avere gravissime conseguenze e perciò costringono gli scienziati a prendere posizione. La sfida si annuncia durissima e Hooper è solo. In
Inaspettatamente però trova un alleato, uno scienziato di gran fama, il più grande biologo dell'evoluzione dopo Darwin, Bill Hamilton. E così un nuovo personaggio, uno scienziato autorevole, famoso, fa la sua apparizione sulla scena. Si tratta appunto di Bill Hamilton. E che cosa pensa Hamilton? Beh, lui ritiene che lo strapotere delle industrie farmaceutiche sia diventato un vero ostacolo per l'indipendenza della ricerca. Secondo lui devono essere gli scienziati stessi a far conoscere gli eventuali pericoli insiti nelle loro ricerche e che potrebbero avere conseguenze sulla società tutta. Hamilton ritiene quindi che il dibattito sulle origini dell'AIDS debba essere affrontato seriamente dalla comunità scientifica. Ma le sue lettere, quelle che lui scrive alle riviste specializzate, vengono cestinate. Alla fine del 99, però, dopo l'uscita del libro di Hooper, sono i mass media a rendere pubblica la teoria del vaccino orale antipolio. L'idea che questo grande trionfo e vincere la polio è stata certamente una grandissima vittoria possa aver provocato un disastro enorme come l'AIDS è sicuramente una di quelle cose che vi buttano giù dal vostro piedestallo. Bisognava ammettere che era potuto succedere, che forse si era effettivamente prodotto. Mi scontro con questo problema ogni volta che mi rivolgo ai rappresentanti della ricerca medica. È semplice, non vogliono sentire parlare di questa teoria. Si può affermare che gli scienziati rifiutano di sapere, rifiutano di accettare almeno la responsabilità morale, se non quella legale, di quello che è successo con il virus dell'AIDS? Penso proprio di sì, ed è uno degli aspetti più inquietanti di tutta la faccenda. A mio avviso qui non si tratta unicamente della questione relativa alle origini dell'AIDS, è il comportamento del mondo scientifico nei confronti di quest'ipotesi che è messo in causa, perché si tratta di una reazione quasi paranoica, di rifiuto. Non credo di esagerare quando dico che è l'ipotesi più odiata dal mondo scientifico. Mi pare che vi siano delle grosse resistenze nel pubblicare qualsiasi cosa sulla questione, come pure nell'esaminare le prove disponibili, una cosa che si potrebbe fare facilmente. Per Bill Hamilton c'era il 95% di probabilità che questa teoria fosse esatta. Perciò decide di partire in Congo con Ed Hooper sulle tracce degli scimpanzé. In una lettera inviata alla prestigiosa Royal Society, l'Accademia delle Scienze Britanniche, scrive: questa ricerca nasce da un fatto del tutto straordinario, e cioè che malgrado ci si trovi in presenza di un'ipotesi del tutto plausibile, secondo la quale la versione umana dell'AIDS sarebbe stata trasmessa dallo scimpanzé all'uomo nella regione settentrionale del Congo, nessuno sia andato sul posto a raccogliere dei campioni da analizzare. Speriamo di riuscire a raccogliere delle feci di tutti gli scimpanzé che riusciremo ad avvicinare. Bill Hamilton ritorna in Congo per un secondo viaggio di raccolta di campioni. Si ammala di malaria e muore nel marzo del 2000. Siamo arrivati nell'ex capitale orientale del Congo belga, che si chiama oggi Kisangani. La città ha perso il suo antico splendore coloniale. Gli anni della guerra e della dittatura dopo l'indipendenza del 1960 hanno lasciato il segno. Abbiamo attraversato la città. Appena fuori dall'abitato si erge davanti a noi, imponente, un immenso edificio. Ecco ciò che rimane del laboratorio medico oggi in disuso. È stato l'ultimo di una nuova generazione di laboratori ad essere stato costruito in Congo, soltanto 3 anni prima dell'indipendenza. La sua vocazione era ambiziosa per l'epoca e per una colonia. Ritroviamo un documento scritto dalle autorità belghe nel 1957. Si può rilevare che la fabbricazione di vaccini faceva parte dei compiti di questo istituto. È per capire il legame tra questo laboratorio e il campo di sperimentazione di Lindi che siamo andati a cercare l'unico testimone che Ed Hooper aveva incontrato durante la sua inchiesta, Christophe Baiello. Baiello ha accettato di portarci al campo.
Abbiamo risalito il fiume Congo per una quindicina di chilometri fino al suo affluente, il fiume Lindi. Il campo era stato costruito su una sorta di penisola, un tempo raggiungibile soltanto con un'imbarcazione. Baiello aveva 16 anni quando cominciò a lavorare nel campo Lindi, che era appena entrato in funzione. Ci rimarrà fino alla fine. Il suo lavoro consisteva nel dare da mangiare e prendersi cura degli scimpanzé. Hanno messo qui questa pietra. Non hanno detto quale fosse il suo significato. Questo è quanto rimane della struttura metallica dei capannoni? Quanti capannoni c'erano? Ce n'erano due. Questo era il posto dei capannoni. Nell'arco di tutto il periodo ci sono stati 600 scimpanzé. I capannoni, i due famosi capannoni di cui parla Gilbert Rollet, il cacciatore di scimpanzé che Ed Hooper ha incontrato nel 1992. È lì che furono rinchiusi i 600 scimpanzé di Lindi. Gilbert Rollet ufficialmente era un funzionario del Dipartimento Acque e Foreste, ma per 3 anni sarà unicamente al servizio del laboratorio di Stanleyville per approvvigionare il campo Lindi. Per un programma di cattura come quello, Rollet dovette fare appello ai più grandi cacciatori di scimpanzé, i pigmei. Per 3 anni un esercito di 200 uomini effettuò circa 120 spedizioni nella foresta in un raggio di oltre 150 chilometri intorno al campo. Di solito venivano uccisi i maschi, mentre le femmine e i loro piccoli venivano catturati. Quando è arrivato l'uomo bianco, noi eravamo solo dei lavoratori. Non sapevamo niente. Sono venuti così, hanno fatto la loro polio, le loro operazioni. Nessuno poteva sapere. Forse gli infermieri. Noi no, gli infermieri. Conoscevano i loro segreti. Ma quali sono i segreti di cui parla Baiello? Nel campo non resta più niente che possa rivelarceli. Nella giungla si trova soltanto qualche traccia, una pietra che porta delle iniziali e la data di fondazione, 1956, e qualche travetto d'acciaio. Ma alcune fotografie ci danno un'idea di quello che fu il campo Lindi. Queste sono state scattate nel febbraio del 1957. Consentono di datare uno dei viaggi di Koprowski in Congo. La data non è casuale, corrisponde a un avvenimento degno di nota. Il primo grande arrivo di scimpanzé al campo Lindi, oltre una cinquantina, catturati in 2 settimane, una cifra esorbitante. Per la prima volta Koprowski sale sul traghetto e visita il campo di cui è l'ideatore. La visita è importante e viene immortalata a regola d'arte. Una stretta di mano tra i cofondatori, Courtois e Koprowski, e una foto di gruppo. I 4 medici assieme al pioniere del vaccino orale della polio, in mezzo alla giungla, lontano dai laboratori. Si riconosce Ghislain Courtois, il direttore, Hilary Koprowski, Paul Osterreit, Tom Norton, braccio destro di Koprowski, e Gaston Inan, microbiologo che parteciperà alla grande campagna di vaccinazione della Valle Ruzizi. Ritroviamo Inan e Osterreit su questa foto dell'equipe belga scattata nel laboratorio medico di Stanleyville nel 1958.
Sulla destra, seduto, si vede Josef van de Pitte, colui che un anno più tardi raccoglierà il famoso campione L70 di Leopoldville. Mi ricordo sempre che la domenica andavo con grande piacere a dare delle banane agli scimpanzé del campo Lindy. Quel campo apparteneva al laboratorio e a volte ospitava fino a 50 scimmie, soprattutto scimmie catturate sul posto, degli scimpanzé, della varietà locale, ma soltanto per osservazione. Je peux vous dire quand même que je n'ai jamais entendu dire, ni jamais vu. Posso dirle che non ho mai sentito dire, né ho mai visto, diciamo, un massacro degli scimpanzé. De tuerie sur un scimpanzé. Nel suo libro, Ed Hooper afferma che 400 scimpanzé furono uccisi a Lindy. Nessuno ne aveva mai parlato. Ma dopo 48 anni di silenzio, c'è finalmente un uomo disposto ad infrangere quello che era ormai diventato un segreto. Quell'uomo è Joseph, il capo infermiere durante tutto il periodo d'esistenza del campo Lindy. Avevamo costruito questo campo per metterci gli scimpanzé, e quando mi chiedevano di ucciderne uno, io lo uccidevo. Ne uccidevo due o tre al giorno, se me lo chiedeva il dottore. Per ucciderlo, lo facevo entrare nella macchina che avevo. E nella macchina, via. Gli tagliavo la gola. Prendevo il sangue e lo mettevo in un boccale di vetro grande così. Poi facevo l'autopsia. Tagliavo qui, tagliavo tutto e poi toglievo il fegato. Non si toglieva la carne, ma i due organi che si trovavano qui, che si toccano così, come si chiamano? I reni. Il dottore li prendeva per portarli nel laboratorio a Kisangani e li mandava in America. Li portava in America. Chi era il dottore col quale lavoravi? Lavoravo con Paul Osterreit. Joseph non ha esitato un secondo. Per lui, Paul Osterreit, stretto collaboratore di Koprowski in Congo, era l'uomo che dava gli ordini. Eppure Paul Osterreit ha sempre negato di aver avuto a che fare con gli scimpanzé del campo Lindy. Anche Baiello aveva finora mantenuto il segreto, ma accetta di raccontarci ciò che ha visto. Si tenevano gli scimpanzé senza cibo per un giorno, a gruppi di 4 o 5. Il giorno dopo si andava a fargli una puntura. La puntura era per neutralizzarli. Rimanevano come paralizzati, non avevano più forze, ma non morivano, soltanto che non avevano più forze. Allora li prendevi per l'operazione, li portavi via, andavano con Joseph per fare l'operazione e dopo li buttavamo, li mettevamo sottoterra, non li mangiavamo, li gettavamo. Quando si fa l'operazione, l'animale è ancora vivo, è cosciente, vede, urla. Thank you.
scimpanzé operati ancora vivi per prelevarne organi e sangue. Sono dichiarazioni sconvolgenti che smentiscono quanto detto da Josef van de Pieter. Dichiarazioni che aprono altri interrogativi inquietanti. Questo perché? Prima di tutto perché bisogna sapere che all'epoca la principale ragione per prelevare organi da animali ancora vivi era quella di preparare appunto colture di tessuti, l'ingrediente indispensabile per fabbricare i vaccini. Ma allora, potrebbe essere successo che i reni degli scimpanzé allevati a Camp Lindy siano stati poi utilizzati nel laboratorio medico di Stanleyville? Non ci sono prove certe, note scritte, dati statistici, incarti di qualsiasi tipo che lo confermino, nero su bianco. Ma un documento eccezionale sembra essere quella prova che mancava. È l'intervista a uno dei ricercatori di Stanleyville, appunto. Un'intervista rilasciata nel 1992 a Edward Hooper. Il virus era coltivato su cellule renali, reni di scimpanzé. A quell'epoca la coltura di tessuti si faceva in bottiglie come questa. Era perché all'inizio le cellule renali di scimpanzé si moltiplicano facilmente ed era un buon substrato per il virus della polio. Quello che è importante è che in questa intervista Ninan continua a ripetere che facevano delle colture con cellule renali di scimpanzé. Nel mio libro The River non ho avuto altra scelta che prendere atto di una sua successiva smentita. Nel frattempo Gaston Ninan è morto, ma sono del tutto convinto che la prima versione che mi ha dato sia quella giusta. È una rivelazione stupefacente. Secondo Gaston Ninan non vi sono ambiguità. Parla del tutto naturalmente della coltivazione del virus della polio su tessuti renali di scimpanzé. Certamente la questione delle colture di tessuti è la chiave di questo mistero. Com'è possibile che oltre 1 milione di dosi di vaccino siano state somministrate senza essere state fabbricate sul posto? Jacques Cagnemat era uno degli assistenti di Paul Austerlitz. Giunto a Stanleyville nel febbraio del 58, lavorava nella camera sterile del Dipartimento di Virologia. Lui può sapere da dove arrivavano i vaccini. Era Austerlitz stesso a prepararli. Sì. Ma non invitava nessuno per assisterlo. Quando li preparava, nessuno poteva vedere. Il nostro ruolo consisteva solo nel vaccinare la gente. Era un vaccino per via orale? Sì. E contro quale malattia? Era il vaccino che si usava per i bambini, quello contro la poliomielite. E se non permetteva di assistere ai suoi lavori, come sapete che era il dottor Austerlitz a preparare il vaccino? Lo so che li preparava lui perché quando mi ha chiamato mi ha detto di preparare i flaconi. Mi ha detto puliscili e sterilizzali per metterci dentro il vaccino. Lui l'aveva preparato in un grande recipiente, così, sterile. E io l'ho suddiviso. In quelle condizioni non sarebbe potuto venire da lontano, perciò era lui che lo aveva preparato. C'è un altro testimone che può sapere la verità. Era il responsabile delle analisi al laboratorio di Stanleyville. Il suo nome è Pierre Dupagne. Certo che lo scimpanzé è intervenuto nella composizione del vaccino antipolio, ma a quale stadio e a che livello io proprio non lo so. Non vedo perché avremmo fatto tante storie con gli scimpanzé se non era per servirsene a scopo scientifico.
Era in primo luogo a scopo scientifico che li usavamo. Non ho altro da dire. Ho già detto abbastanza, ho perfino parlato troppo. Due mesi dopo la nostra visita, Ed Hooper ha rivisto Pierre Dupagne. Ecco la registrazione della loro conversazione. La coltura era sterile. Consegnavo la coltura sterile a Osterrit e a Ninan. Per fare cosa? Non so. Questa coltura di tessuti era fatta a base di scimpanzé? Di scimpanzé. Ancora una domanda, Pierre, prima che me ne vada. Quante volte, a suo avviso, avete preparato questa coltura di tessuti sterili a base di scimpanzé per Osterrit? Spesso. Spesso? Sì. Colpo di scena. Uno degli ultimi attori ancora vivi di questa vicenda sempre più misteriosa ha avuto il coraggio di rivelare quello che altri vogliono tenere segreto. Colture con reni di scimpanzé venivano preparate nel laboratorio di Stanleyville. Per farne cosa? Per produrre forse vaccini antipolio? Il testimone intervistato da Hooper, l'avete sentito, dice testualmente: è evidente che lo scimpanzé è intervenuto nella lavorazione del vaccino della polio. È una prova sufficiente? Sì? No? Non è facile rispondere, la risposta la lasciamo a voi. Quel che è certo però è che tra il 57 e il 59 1 milione di persone ricevettero il vaccino sperimentale di Koprowski, una campagna che all'epoca venne condannata addirittura dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In una lettera confidenziale nel 1958 uno dei suoi responsabili scriveva: «I test del Congo belga sono per me l'esempio perfetto di come simili sperimentazioni su larga scala non sarebbero mai dovute avvenire». Sarebbe del tutto ingiusto scaricare solo su Paul Osterrit tutte le responsabilità di quanto è avvenuto, vale a dire la fabbricazione del vaccino a partire da cellule di scimpanzé. Lui era soltanto un sergente, sono i generali che dobbiamo cercare. Il suo capo, Ghislain Courtois, responsabile del laboratorio medico di Stanleyville, approvava chiaramente queste pratiche. Su questo non c'è nessun dubbio. Osterrit aveva imparato le tecniche di coltura di tessuti al Wistar Institute soltanto pochi mesi prima di cominciare a preparare questo vaccino su tessuti di scimpanzé. Era stato chiamato là appositamente da Hilary Koprowski. Non c'è il minimo dubbio che sia il dottor Koprowski il responsabile finale di questa vicenda. Se non fosse stato d'accordo, se non avesse diretto lui le operazioni, questa concatenazione di fatti non avrebbe avuto luogo. Non sono al corrente e non penso che i belgi sappiano qualcosa. Dovreste prendere queste prove con le pinze. Ma non poteva succedere a sua insaputa? È possibile che abbiano usato dei reni di scimpanzé senza che lei ne fosse al corrente? No, era impossibile fare una cosa simile. Ancora una volta Koprowski dice di no. Mai scimpanzé furono usati per produrre il vaccino della polio. Possiamo accontentarci di questa risposta, non supportata da alcuna prova, da alcun protocollo sperimentale? Si tratta di una risposta fondamentale, perché non dimentichiamocelo. Ci furono 1 milione di persone che ricevettero il vaccino sperimentale di Koprowski, vaccino che forse potrebbe essere all'origine della pandemia dell'AIDS. Pensate che a questo punto non sia poi così importante sapere? Beh, allora sentite cosa scriveva Bill Hamilton in proposito. L'impossibilità di scoprire la verità, di condurre un dibattito pubblico, di analizzare quello che potrebbe essere successo, fa sì che la scienza continui a creare le condizioni per cui disastri simili o addirittura peggiori si possano ripetere.